Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Alex, qui dietro ho lasciato la lavagnetta, non fateci caso. Oggi parliamo di un argomento molto importante, un titolo un po' clickbait, ma non è clickbait dal punto di vista del contenuto perché effettivamente è quello che ho fatto. Questo mese ho raddoppiato i miei introiti da quanto riguarda le entrate di YouTube. Non so se avete visto il video precedente, le mie entrate su YouTube non erano grandi e non lo sono ancora assolutamente, sono veramente irrisorie, non ci faccio niente con YouTube, praticamente vengo pagato quasi zero, però vi avevo già detto nel video precedente che c'era una sorta di trend positivo in tutto questo e che avevo già visto dopo solo un mese che questi introiti stavano aumentando esponenzialmente ed effettivamente tra il mese di ottobre e oggi siamo il 24, no scusate, il 25 di novembre ho raddoppiato i miei guadagni in meno di un mese, quindi voglio portarvi questo video aggiornamento, volevo portarlo a fine del mese ma probabilmente non farò in tempo a fare tutti gli altri video perché ne ho in mente tantissimi, quindi volevo portarlo il prima possibile. Andiamo a vedere insomma un po' tutto con le analisi, vi lascio alla schermata del mio computer e ci vediamo subito dopo. Eccoci qua, andiamo a selezionare novembre e questo è quanto ho guadagnato a novembre fino al 24, fino al 23 di novembre, 4,46 euro, che non sono ancora al doppio effettivamente di quello che ho guadagnato a ottobre, ma diciamo che considerando una media dell'andamento delle entrate direi che ci siamo a 4,80, a 4,80 dovrei essere al doppio, quindi infatti come vedete qua è più un 84%, quindi quasi il doppio, però voglio un attimo mostrarvi le differenze che ci sono state. Innanzitutto ho fatto una live qua e un'altra live, questo per il gruppo privato del canale Telegram, vi lascio qua sotto il link del canale Telegram per vedere tutte le mie analisi, ma vi voglio far vedere qua un confronto tra due periodi, che qua a sinistra prenderemo il periodo di ottobre e qua il periodo di novembre. Allora, considerando che novembre il periodo è molto più corto, andiamo a vedere. Allora, parte la differenza dei video, ok, ce n'è uno è sicuramente maggiore dell'altro per numero della quantità dei video, ma andiamo a vedere che le visualizzazioni, vedete qua, ne ho fatte la metà proprio. Perché? Perché questo video qua è esploso il mese scorso, 3.468 views, che sono più o meno, se vedete, la differenza che ho fatto da sinistra a destra, insomma da ottobre a novembre. Queste 3.000 views sono un po' la differenza, anche se devo dire che ho fatto 3.000 views qua in 23 giorni, quindi in realtà probabilmente siamo più un 3.500-3.600, quindi un totale dei views tolto il primo video, questo qua, abbastanza più alto, ecco, vediamo, ecco, andiamo a vedere invece qua le entrate stimate, che poi verranno aggiornate alla fine. Allora, vediamo che il video che ha fatto più, diciamo, entrate, qua è il video con Jacopo, quello sul network marketing, vi lascio qua sopra il link se lo volete andare a vedere, con 42 centesimi. Bene, qui il video che mi ha fatto guadagnare di più è stato quello su Ryanair, che qua è stato il terzo. Un video molto molto vecchio, pubblicato nel 2019, però che continua a fare visualizzazioni. È un argomento che vi piace, che vi interessa e forse ci farò un altro video di aggiornamento e tutto quello che c'è da sapere su Ryanair, perché me lo chiedete veramente in tantissimi. Adesso veramente dovrei farlo questo video, lo farò, senz'altro. Poi questo video è esploso anche ultimamente, diciamo che ha fatto 300 views dal niente, cioè per il mio canale sono tante, 300 views dal niente. E infatti c'è stato un'esplosione anche di guadagni, tra virgolette, 65 centesimi con un solo video.
Video di Danny Lazzarin, siamo comunque più del mese scorso, non so sinceramente il perché, e poi i video dei punta, i vari video sul trading sportivo, che qua non ci sono stati, mentre qua ci sono perché l'ho fatti tutti a novembre. E se vedete, si sono posizionati tutti tra la settima e la quarta posizione tra i video che mi hanno fatto guadagnare di più. Quindi devo dire che questo, diciamo, aumento repentino dei guadagni di quasi il 100% può essere legato a proprio questa serie che sto portando avanti, che vi sta piacendo abbastanza, devo dire, e può essere sicuramente legata a questo. Infatti ci sono molti più video, se vedete, decisamente più video, mi sembra 8-9 video ho fatto questo mese, quindi questi 8-9 video si sono tramutati in, diciamo, un per due dei guadagni. Vi avevo detto al termine del video scorso che c'era una sorta di trend positivo, infatti, sui miei guadagni, e che tutti i mali non venivano per nuocere, insomma, ok che guadagnavo pochissimo e sto ancora guadagnando pochissimo, però c'era una sorta di trend positivo in tutto questo percorso. Anche questo mese non è che sono diventato ricco con YouTube, ho speso molto molto più tempo di quello che guadagno, insomma il guadagno orario non lo sto neanche a considerare, altrimenti mi metterei a piangere, ma beh, sapete che comunque c'è una sorta di trend positivo che spero riuscirò a portare anche il mese prossimo, non ovviamente al 100%, ma magari un più 20, un più 30%. Vediamo come andrà il mese prossimo. Comunque vi lascio questo aggiornamento un po' in anticipo, perché se no non riesco a fare, diciamo, i video in tempo, altri video in tempo. Ve lo lascio un po' in anticipo e vi lascio immaginare quanto farò questo mese, ma io dico che arriverò senz'altro a raddoppiare i miei guadagni su YouTube. Bene, traendo delle somme conclusive, devo dirvi che a discapito delle poche visualizzazioni che ho fatto in questo frangente, in questo mese, effettivamente ho guadagnato molto di più. Questo perché? Perché il mio RPM è triplicato praticamente e il mio CPM è aumentato davvero tantissimo. E questa è una classica situazione in cui abbiamo un argomento con un CPM alto, ovvero una finanza personale, un trading, un qualcosa che riguarda le finanze, le tasche, i soldi, e magari l'argomento precedente che poteva essere più un fitness, un qualcosa che viene pagato effettivamente di meno, dove le interazioni pubblicitarie ti pagano di meno. E in più il mio canale sta prendendo una sorta di piega positiva, ovvero un certo trend all'interno di questo ambiente, all'interno insomma, dell'algoritmo di YouTube. Ne sono molto molto contento, l'avevo già verificato, infatti vi avevo detto che l'avevo in parte già intravisto dal mese precedente, ma in questo mese ho notato proprio che c'è una certa escalation. Sono veramente veramente contento di questo e spero che io possa replicare la stessa cosa, magari non con le stesse percentuali, per il prossimo mese. Il prossimo mese, io insomma, in questo mese vorrei cercare di finire un po' l'argomento che riguarda il trading, le lezioni di trading sportivo, e non lo finirò questo mese, lo porterò per tutto il prossimo mese, ma non mancheranno video di altri generi o di altro genere in generale, con altri settori, altri ambienti, sempre in ambito finanziario. Io vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine. Se vi è interessato questo video, ragazzi, lasciatemi un like, un mi piace, un commento, qualsiasi cosa per supportare questo canale, per supportare questo video. E niente, ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti, buona giornata, e niente, stasera c'è la Champions, quindi carichi.